Come nelle previsioni, Andrea Core andrà a ricoprire il ruolo di vicepresidente alla provincia di Teramo. Lo sappiamo perché ce lo ha comunicato questa mattina il presidente Camillo D'Angelo. Ma il presidente ancora non lo ha comunicato al sottoscritto, sono in atto le trattative. Il presidente sa bene che può contare sul nostro appoggio, così come già avvenuto nelle elezioni di gennaio, che lo hanno visto arrivare ad assumere questa carica così importante per il nostro territorio. Come amministrazione comunale, io e il consigliere Bartolini, che abbiamo l'onore e la fortuna di rappresentare questa comunità, appunto, restiamo a disposizione per una progettualità ampia. In queste ore il presidente sta facendo incontri, trattative per arrivare alla composizione di quelle che poi sono delle deleghe un po' particolari, vista questa riforma monca che è stata fatta sulle province. Noi siamo concentrati sul programma, sul futuro del territorio, su dare una centralità a questa provincia per far sì che finalmente quelli che sono degli squilibri che viviamo anche a livello regionale possano essere in qualche modo appunto riequilibrati da una politica che torna a far sentire il peso del territorio che rappresenta. E sempre secondo le nostre previsioni Vincenzo D'Ercole avrà la delega ai lavori pubblici, ma la cosa che diciamo è da evidenziare è l'attesa per cercare di capire che cosa vorrà fare Azione. Il presidente è disposto ad attendere ancora un paio di giorni, poi di che andrà alle conclusioni tra Natale e Capodanno. Non credo che sia un fatto di tempistiche, ma un fatto di contenuto. Ho avuto modo di interfacciarmi con il Presidente e il punto di vista è sempre quello, chiedere in qualche modo un'azione di coerenza e di continuità rispetto a tutti i livelli istituzionali. Se questo è il contenuto, noi ci siamo ad un dialogo che sia costruttivo per il nostro territorio. Sulle geometrie variabili, fisiologicamente, si fa qualche difficoltà in più. Siamo appunto a disposizione, so che Azione anche al proprio interno sta facendo tutti i passaggi necessari, siamo pronti ad incontrarci, a confrontarci senza veti incrociati, ma a disposizione per il territorio.